L'arrivo a Pertosa per il vice ministro Edmondo Cirielli è stata anche occasione per fare chiarezza e rispondere alle accuse del governatore della regione Campania De Luca contro la decisione di procedere con una legge per l'autonomia differenziata e su mancati interventi governativi. Temi che sono stati affrontati nel dettaglio e spiegati nel corso del suo intervento dal vice ministro, che in particolare per ciò che riguarda l'autonomia regionale ha evidenziato come il progetto sia partito ed era stato voluto dal PD su spinta del presidente della regione Emilia-Romagna Bonaccini, un progetto che, come spiegato da Cirielli, così come concepito dal PD, doveva basarsi sul principio della spesa storica, quindi le regioni avrebbero dovuto continuare a ricevere i fondi sulla base di quanto speso nel passato, una scelta che avrebbe continuato a mantenere, se non addirittura ad aumentare, il divario. Diverso invece il progetto di autonomia approvato dal governo a guida centrodestra che, come spiegato dal vice ministro di Fratelli d'Italia, si basa sulla garanzia dei livelli essenziali di prestazioni. Questa legge dice che non si può dare nessuna delega a nessuna regione se prima non ci sta il fondo per fare i livelli essenziali delle prestazioni in tutta Italia. Quindi, innanzitutto, così modestamente, cioè sommessamente, io penso che non sarà facile fare un'autonomia differenziata perché ci vorranno centinaia, se non migliaia di miliardi. Quindi io credo che delle due o non si fa e quindi il problema non c'è, oppure se si fa finalmente il Sud verrà agganciato al Nord. Quindi è esattamente il contrario. Questa norma mette un principio fondamentale per legge che il Sud in questo momento necessita per essere agganciato ai livelli essenziali delle prestazioni e quindi alla civiltà comune dell'Italia, servono centinaia di miliardi per poterlo fare. Altro tema affrontato dall'onorevole Edmondo Cirielli, le accuse dei ritardi nel trasferimento delle risorse. Accuse che Cirielli rispedisce al mittente, ricordando che si tratta di fondi che già da diverso tempo dovevano essere trasferiti alle regioni, rivendicando anche i passi in avanti del governo Meloni in poco più di un anno, soprattutto dal punto di vista economico. Noi governiamo da un anno, cioè li abbiamo fatti noi, questi ritardi li abbiamo accumulati noi, questi ritardi, e uno è facile, insomma, certo, non è che uno deve giustificarsi sulle colpe degli altri, ma non è che si può pensare che uno risolva in un anno quello che gli altri hanno fatto almeno negli ultimi 10 anni. Una crescita ed un valore acquisito dall'Italia in Europa che Cirielli è certo potrà essere ulteriormente incrementato dopo le prossime elezioni europee, certo del valore del candidato di Fratelli d'Italia per il Sud, ossia Alberico Gambino.